Senti Antonino, allora, com'è la situazione? Sei fidanzato da 7 anni? Sì. Ok. La sua amica, la tua amica o l'amica della tua fidanzata? La tua amica. No, la mia amica. Sì. La tua amica ha una fidanzata. Sì. Ok. Con la quale sta da un anno. Sì. Ok, e lei è la tua migliore amica. Sì. Ok, sì, la tua migliore amica. Sta con una ragazza da un anno e tu hai scoperto che questa ragazza... è proprio insopportabile. Insopportabile? No! Sì. Veramente, ma perché? Ma per te no, o per il mondo? Cioè, hai scoperto che è proprio una persona brutta o sta antipatica? Sì, no, è una brutta persona perché, come scrivevo nel messaggio, abbiamo fatto un weekend insieme, sì, da amici, e lei, a parte il fatto che con noi si è comportata veramente malissimo, cioè sì, una cafona in giro, e poi quello che mi ha dispiaciuto di più è che con lei si rapportava proprio, la sminuiva. E questo mi ha dato molto fastidio. Mi stai parlando di femminilità tossica, quindi sì, cioè sì, hanno sì, un rapporto un po' dove c'è uno squilibrio tra le due. Sì, sì. Allora, guarda, beh, la cosa che mi interessa di più, allora, come lei tratta quell'altra, boh, non lo so. Se tu ogni tanto ci senti con l'Andreoli, lei ci ha sempre raccontato che quando nella coppia c'è uno che tratta molto male l'altro, l'altro è complice comunque di quella roba lì, all'altro, ma può anche essere che gli piaccia un po' essere trattato male, quindi quella cosa lì mi interessa meno. Voglio sapere com'è stata cafona in giro, perché quello è brutto quando tu vai in giro con coppia di amici e ce n'è uno che fa il cafone e ti fa imbarazzare, che ti tocca andare dalle persone e dire guarda scusami è un cretino, oppure non lo conosco tanto bene, la prima volta che lo vedo non c'entra, cioè non sovrapporre lui a me, siamo proprio due cose diverse. Cosa fa in giro quando fa la cafona? No, praticamente eravamo in questo ristorante, la cameriera ci ha chiesto di non spostare le sedie perché abbiamo unito un paio di tavole, di non spostare lo faceva lei, e allora lei ha cominciato a inveire contro la cameriera dicendo perché noi non siamo capaci di fare queste cose. Cioè, ah sì sì, proprio è la scortesia proprio sì, dei cafoni. Io avevo un amico, la cameriera voleva fare una cortesia a noi e certo, lei sì sì, gli ha risposto male da ignorante, da cafone così. Noi avevamo un amico in compagnia che una volta l'abbiamo proprio redarguito male perché aveva sempre questi atteggiamenti un po' sbruffoni, ma poi suffragati dal niente, cioè nella sua testa pensava di poterseli permettere così, e tipo venivano le cameriere, prendevano siete in quattro, inizio a portarvi non so 4 birre, e lui vedo che hai capito. Madonna, ti do uno schiaffo. Che mentalità, adesso le chiedi scusa che sta lavorando, le chiedi scusa, anzi fai una cosa, le vai a prendere tu le birre, lei a 5 minuti di pausa può andarsi a fumare una sigaretta. Sì sì, no ho capito, quelli che ti fanno proprio imbarazzare nei posti, cioè, poco educati. Infatti. Poco educati. Allora, cosa fai? Glielo devi dire. Il dilemma era se glielo devo dire alla mia amica o no. Faglio presente questo. Sai che la regola aurea è sempre fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni. Però questa roba qua, se ti... perché poi tu sei tra virgolette obbligato a vederla, nel senso voi vi frequentate sempre, quindi sei obbligato a passarci del tempo insieme, o rinuncia alla tua amica, che mi sembra un po' tragica come soluzione, oppure ci devi passare del tempo insieme. No, secondo me sai cosa potresti fare? E poi vedi come reagisce la tua amica. La prossima volta che lei si comporta in maniera antipatica, glielo fai notare davanti a tutti. Cioè, non andare a parlare con la tua amica dicendogli la tua nuova fidanzata è un po' antipatica. La prossima volta che, non so, in un ristorante lei si comporta in maniera scortese, glielo fai notare lì davanti a tutti. Così poi vedi se la tua amica prende le sue difese, parla con te, non lo so, così. Innesca questa roba qua. No? Okay. Sì, sì, mi piace. Okay. E poi dovresti, dopo questo, ne parli anche con la tua amica dicendo: ma secondo te ho esagerato? Cioè, giusto per capire cosa ne pensa. Il suo parere. Cioè. Sì, le dici: come si chiama la tua amica? Edda. Edda. Dici: Edda, ma sono solo io o quella lì è una stronza? No, lo so, prova a buttargliela giù così, delicatamente così. Walter, tu cosa faresti? Walter ingoia il rospo. Esattamente. Sì. Walter non direbbe niente, starebbe lì così, si gira di spalle. Quando al momento delle ordinazioni trova una scusa per alzarsi e non esserci. Bravo. Vero? E poi ritorna lì dopo. Se capisco qual è il momento giusto, sì, sì, sparisco. Sì, sì, oppure puoi fare così anche tu, Antonino. Cerca di prevedere il momento e ti sottrai. Faccio finta di niente. Sì, ti sottrai alla lotta, anche se chi si sottrae dalla lotta è una lotta. Oddio, sai che sono queste cose qua? Ma no, vabbè, adesso poi prima ne parlo durante la canzone con i miei collaboratori, poi capiamo se è il momento, se è giusto per dirvelo. Va bene, Antonino, facciamo così. Va bene? Va bene. Quindi va bene, faglielo notare. Glielo faccio faglielo notare, esatto. Ti mandiamo un abbraccio, Anto. Grazie mille. Buon proseguimento di viaggio. Ciao.